Buonasera, vi registro questo video per spiegarvi quella che è stata diciamo, l'immagine che vi ho condiviso questa sera, sia su Classroom, ma non si vedeva bene, poi anche sul gruppo WhatsApp, dove si viene mostrato praticamente una serie di rettangolini colorati contenenti quelli che sono definiti dei periodi, intesi come giorno, scusate, mese, giorno e ora iniziale, mese, giorno, ora finale, per esempio per l'extreme hot week piuttosto che per la typical week piuttosto che l'extreme cold week. Ora, eliminati gli estremi e quelli che sono tipici, quelli che andremo a valutare sono i typical hot week per trovare lo scenario più caldo, lo scenario diciamo così estivo, e il typical cold week per identificare lo scenario invernale o anche più freddo, lo scenario sì, dicevo più freddo. Da dove nascono questi valori? Da dove escono? Escono da una serie di modificazioni che adesso vedremo insieme come sono state fatte del file TM2 nato da Weather Tool. Scusate, no, scusate, come si chiama quel programma che avete utilizzato con il professor Barbera? Da Meteonorm, ecco, scusate. Ora, per gestire questo file io ho utilizzato un programma, un tool contenuto in un file, no, contenuto, scusate, in un sottoprogramma, in un programma, diciamo così, che si chiama Energy Plus. Io ho usato la versione 8.9, attualmente ho visto esiste l'ultima, è la 9 punto qualcosa. Vi faccio vedere dove andarla a scaricare. Basta cercare Energy Plus su Google, andiamo sui download e subito dovrebbe comparire, ecco qua, la versione che più ci interessa. Funziona anche per Mac, eventualmente, non l'ho mai provato. Io vi dicevo, ho utilizzato quella che per me era l'ultima versione al momento che ho fatto questa cosa qui. Attualmente c'è la 9.01, non dovrebbe essere cambiato nulla di così grande da non ritrovare questo tool. Lo scaricate, lo installate, non cambiate per carità l'impostazione di dove ve lo va a, a dove ve lo va a installare. Probabilmente non si andrà a mettere su programmi, ma si metterà direttamente su C nella sua cartella che dice lui. Chiudiamo qui e andiamo a vedere come si chiama questo tool. Questo tool io me l'ho messo già nella barra qui, si chiama Weather Statistic and Conversion, serve appunto per modificare i vari tipi di file all'interno del mega mondo dei file weather data. Allora andiamo su proprietà e andiamo a ritrovare il percorso. Ok, questo lo ritroverete quindi su C Energy Plus versione quella che installerete, Preprocess Weather Data Convert, e qui il file si chiama weather.exe. Lo facciamo partire, è semplicissimo come programma. Ci chiede il file da convertire iniziale, io ho tutto dentro la cartella grotta a mare, scusate, dentro la cartella grotta a mare, ecco qua. Apriamo, ecco qua l'ho aperto. Ho aperto questo qui, ora l'ho fatto velocemente senza che lo rifaccio. È il TM2 che vi ha dato il professor Barbera. Scegliamo l'output. A me interessano soprattutto gli EPV e poi vedremo perché. Qualcuno di voi però mi ha chiesto: e come faccio ad avere un WEA? Allora, innanzitutto dobbiamo convertire tutto in EPV, poi questo EPV può essere convertito in WEA e poi vediamo. Mettiamo EPV, scegliamo dove salvare e adesso guardate, no, per non clonarmi i file me li vado a rimettere sul desktop.
Il TM2, cioè grottamare sul mio desktop in EPV, metto apri e metto convert. Se tutto è andato a buon fine, mi dice che il processo è completo. Mi genera in realtà tre file, uno stat importantissimo, un audit che in realtà possiamo buttare e un DDY, ecco un altro sta qua sopra, è l'EPV. Allora, anche il DDY non lo guarderemo, ma daremo molta considerazione al punto stat, che appunto ha generato le statistiche, e al punto EPV. Appunto per chi mi chiedeva oggi come ottenere un WEA, rifaccio la stessa cosa con l'EPV da qua. Se vado a vedere il genere di file che mi dice di poter convertire, c'è anche il WEA. Stesso discorso, lo salvo e a quel punto avrò anche il WEA. Io in questo caso però, vado a buttare questi file che per me sono doppioni, ve l'ho generato anche quello, ho generato anche quello. Il WEA avremo quindi uno stat, un EPV, il DDY lo buttiamo, l'audit lo buttiamo e ci teniamo solo questa roba qui. Questo è il file non compresso che vi davo oggi. Andiamo a vedere il contenuto dell'EPV e mo vi faccio vedere come l'ho estratto in termini di dry bulb temperature, cioè di temperatura dell'aria, in termini di umidità relativa e in termini di velocità del vento in metri al secondo, è espressa qui su un campo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi su tutto l'anno, per darvi un'idea di come appunto si comporta l'andamento delle varie grandezze su tutto l'anno. Ora, però questo file io non l'ho estratto con Weather Tool come fate anche voi, ma l'ho estratto con dei tool del pacchetto di Ladybug, che non c'è bisogno che in realtà installate a parte. Poi se ve le installate per carità fatelo pure, però in realtà troverete già funzionanti qui dentro questo file GH, che con un doppio clic apriamo e andiamo a valutare come è stato fatto. Questo ve l'ho preparato apposta ed è in realtà una modificazione rispetto a quello che vedevamo nello screenshot che vi ho dato l'altra volta. Scusate, questo qui mi dà una richiesta in cinese che diciamo di no. Qualche secondo partirà. Più di qualche secondo, che sta succedendo? Ok, sta partendo. Fantastico quando se ne va lassù la schermata e io non posso. Allora, ok, allarghiamo. Allora, vediamo tutto arancione. Qualcosa non sta funzionando. Non sta funzionando perché l'indirizzo non è corretto. Qui punta al desktop, invece io l'ho inserito tutto nella cartella grottammare. La fantasia non è di casa. Allora, doppio clic su questo panel. Andiamo a correggere il path. Gran parte dei tool a questo punto diventeranno da arancioni a grigi, in modo tale che ci mostreranno che è andato a buon fine. Ovviamente se lo farete voi sul vostro computer dovrete mettere il vostro percorso corretto. Il mio PC non ce la fa più. Scusate, ma nel frattempo volevo capire che stava succedendo. Niente, si è bloccato. Diamogli qualche istante.
La registrazione sta andando, ma questo è bloccato. Non farò tagli in questo video perché nel frattempo è mezzanotte 31 e c'ho un po' di sonno. Quindi ora lo beccate così com'è. Però ci sta mettendo un bel po' di tempo, troppo, direi. Allora, aspettate, va, facciamo così. Ci sta mettendo troppo tempo. Buttiamo tutto all'aria, facciamo finta di ricominciare da zero. OBS, giustamente, sta macinando più del dovuto. Rino. Ok, abbiamo chiuso Rino, riapriamo il file grottammare GH. E agiamo così, una volta aperto, qui tornerà la scritta cinese, lo blocchiamo subito. Cinese gli diciamo di no, voi per fortuna vostra non l'avete la scritta in cinese, almeno non subito. Allora, disable solver e open recovery file in modo tale da non aver perso forse il lavoro fatto. Ok, ho bloccato il solver, cioè ho messo il lucchetto. No, il lavoro fatto, nessun lavoro fatto, questo qui si è perso comunque. Ctrl V. Ok, copio tutto quanto perché quello che vado a modificare qui in realtà è identico tranne l'estensione del file finale, che non è punto .epv ma punto .stat. Perfetto, diamo un ok. Sì, dovrebbe essere tutto ok. Se non si riblocca un'altra volta, abbiamo risolto. Sta macinando, diamogli un po' di tempo. Chiudiamo anche cose inutili tipo questa. Il Rhino 6 cala profondamente giù. Lo 0,1%. Ah sì, ha fatto, ecco, scusate, ecco perché era calato. Ok, che cosa succede? Vedete, qui da arancione è passato tutto a grigio. Buon segno, vuol dire che ha ritrovato il collegamento e sta funzionando. Queste sono appunto le date, i periodi che derivano da quella statistica, dal file.stat, che se andassimo a guardare con un editor di testo potremmo anche capire che cosa c'è scritto dentro. Ci sono praticamente le date che ci dicevamo prima. E tante altre belle cosette che non ci interessano in questo momento, soprattutto in questa modalità di lettura, ma che possiamo rileggere da questo componente qui, appunto, che deriva dal pacchetto di Ladybug. Questo componente qui ci fa capire un sacco di robe.
Ognuno di questi titoletti parla abbastanza chiaramente. Io che ho fatto? Ho collegato, da questo abbiamo estratto un periodo, poi scegliamo quale, se è il più caldo, cioè il tipicamente caldo, il tipicamente freddo e così via. Eviterei gli estremi e eviterei anche il typical week perché non ha molto senso per noi. E userei quindi l'arancione, vedete, me lo sposto di qua, l'arancione e l'azzurrino. Ve lo salvo questo qui. E con quali dati? Con quali dati? Allora, i dati meteo sono quelli che sono appunto contenuti nel file EPW, scritto anche per gli amici EPW. Bando alle ciance. Che ci troviamo dentro questo file EPV? Ci troviamo la dry bulb temperature, ci troviamo la dew point temperature, cioè il punto di rugiada, la relative humidity, la wind speed, wind direction. Ci troviamo tutte le cose che avevate anche su weather tool. Ora, se noi ci spostiamo su Rhinoceros nel frattempo, che cosa abbiamo? Vediamo, me ne vado in vista top, vediamo che io ho messo tre grafici, che appunto sono quei grafici che vi facevo vedere prima. Quei grafici su tutto l'anno appunto della temperatura, della relative humidity e della velocità del vento. Chi ve li produce questi grafici? Ve li produce, oh, scusate, ve li produce. Ve li producono questi tre pannelletti, il primo collegato alla dry bulb temperature, il secondo alla relative humidity e il terzo alla wind speed. Ora, questi potremmo anche buttarli, non ci interessano. Noi che facciamo? Da ognuno di questi tre valori possiamo estrarre un giorno rappresentativo rispetto a quel dato. In quel periodo però, attenzione, nel periodo più mediamente caldo, tipicamente caldo, diciamo così, nel periodo tipicamente freddo di quella settimana. Quindi, vi lo ricordate il giorno rappresentativo? Che voleva? Voleva due tipi di dati, il dato rilevato e le date. Ora, il dato rilevato, appunto, è questo qui, è quello collegato qui, cioè dal... Zoom un po', dalla dry bulb temperature parte questo filo e va a finire qua dentro. Lui praticamente all'interno dell'analyze period, cioè in questo caso una delle tipiche, poi vediamo dove l'abbiamo collegato, delle tipiche settimane, più calda o più fredda, mi va a estrarre quanti dati? Beh, una settimana 168 valori. 167, considerando che ce l'ho 0, 168, perfetto. Questi qui sono esattamente quelli che andranno a finire in dato rilevato. E il periodo? Beh, il periodo è quest'altro qui, che io collego in questo caso alla Extreme Hot Week, Cold Week. E vado a vedere, tutto questo marasma di roba serve semplicemente per generare una lista di date, 7 in particolare, che vanno dal 1º dicembre 2018 fino al 7 dicembre 2018, scrivendomele tutte. Sono dei label, delle etichette. Vi ricordo, con questo metodo ci possiamo mettere in ordine anche la lista della spesa, però se mettiamo dei giorni che hanno una riconoscibilità per noi, tanto di guadagnato. E infatti qui andavamo dal 1º 12 al 7 12 perché è l'Extreme Cold Week. Andiamo qui, lui ha fatto il suo calcoletto e mi ha rimesso in ordine le date. Mi dice: guarda, per me il giorno rappresentativo è il primo della lista, cioè il 7 dicembre. Il 7 dicembre e qui in basso, lo sposto leggermente, abbiamo un altro pannello in cui abbiamo i dati delle 24 ore del 7 dicembre, 24 ore che possono essere applicate
direttamente su Grasshopper. Se per noi la, diciamo, è interessante il dato rappresentativo rispetto alla temperatura. Se per voi invece il dato significativo è rispetto, per esempio, alla relative humidity, andiamolo a mettere qui ed è cambiato tutto. Per la relative humidity, eh beh sì, sempre 7 dicembre. No, aspetta, ho collegato bene. Sì, ho collegato bene, perché questo qua va sul relative humidity. Perfetto, corrisponde. Però quelli in basso non saranno più ecco, i dati della temperatura, non sono 72 gradi, ma sono 72% di umidità relativa. Infine, mi viene da pensare, se io voglio scegliere diciamo, sì, il 32, voglio scegliere il 7 dicembre, devo valutare il 7 dicembre oltre a i 24 dati del giorno rappresentativo per l'umidità, i 24 dati rispetto al 7 dicembre come si dice, della temperatura piuttosto della wind speed. Cioè devo avere questi tre dati, no? Per Envimet: temperatura, wind speed scusate, temperatura, umidità e wind speed. Ok. Vado allora a fare che cosa? C'è il deconstruct data, lo aggiungiamo insieme. Dec data, deconstruct data. No, non c'è, ma una volta c'era, mo lo riprendiamo. Deconstruct date, date. Ok. Prendiamo solo quella del giorno rappresentativo, che però per lui non è una data. Messa così. Come altro possiamo decostruire? Vediamo un po'. Questo è un time in realtà. Deconstruct time. No, scusate. Deconstruct time. Ce l'abbiamo. Anzi, era un exotic date. Era una data esotica, così la definisce lui. Però a noi guardate che ce ne frega. No, ce ne frega perché non la possiamo leggere. Vediamo se esiste un deck time. Immaginavo di no. Vediamo se non ci aiuta lui, forse. Niente di scontato, purtroppo. No, no, perché lui estrae la data, ma al contempo vuole dei Monte Hour già separati. E niente, sapete che facciamo? Facciamo che non lo so, aspetta. Non mi sento in dubbio pure io. Pure quest'ora. No, questo purtroppo non lo modifichiamo. Allora niente, ci dobbiamo. Devo buttare queste e vedere se funziona con. Mettendo un time normale. Scusate, un data normale, così possiamo usare il deconstruct data di là. Allora, questo era 12 mese, questo è day, ok, sì, sembra funzionare, solo che poi me lo ritrasforma in una data. Allora, questo era 12 il month, questo è 7.
Day. Ok, quello che viene fuori da qui è decostruibile. No, non è decostruibile perché lui la ritrasforma comunque in un time, essendo che vuole i time. E però, prima di questo, allora mi viene in mente, se io questo time lo trasformo in un date. Non c'è una primitiva per le date. C'è una primitiva per i time. Effettivamente questo è un time. No, non è neanche un time. E perché allora no? Primitivo per data è generico, non è la data nel senso cal da calendario. E questi sono solo per la geometria. Quest'altro, il calendar. Non prende un input interno, cioè esterno, ma ci puoi scrivere solo dentro. Uffa. E comunque questo qui non doveva rimanere un time. Cioè, ma è, no, in realtà è questo qui che non è più un time secondo me. Perché se io prendessi, facciamo insieme sta prova. Se io prendessi un time che non ritrovo più, questo, e lo vorresti provare a decostruire, questo funzionerebbe. Mettiamo 3 3 e 3, giusto per provare. Infatti funziona.